Sardo, palla in avanti verso Serpica, attenzione, la palla è buona per il capitano che prova il colpo di tacco, ma c'è Limatola, avanza ancora il Gita Fruit, recupera palla però Pirozzi, il tiro di Pirozzi, rete dell'1-0, Pirozzi porta in vantaggio la Selezion Marotta, però l'arbitro dice che sta rimessa laterale per il Gisal Fruit, anzi sì, rimessa laterale. Sul punto di battuta si presenta il capitano Gisonna, palla verso Serpica, gran colpo di tacco verso il capitano e la grandissima parata qui dell'estremo difensore della Selezion, però riparte subito velocemente la Selezion, ancora con il capitano che prova a girarsi. Nulla da fare, palla in palla laterale. Oliva la gioca verso Limatola. Buono qui l'1-2, attenzione, prova la girata qui Pirozzi, ma riesce a intervenire Oliva. Gisonna duella con il capitano della Selezion che ha la meglio. E allora si riparte dietro con Marotta, palla verso Pirozzi. Pirozzi se la porta sul destro. Pirozzi, il tiro di Pirozzi, palo. Riparte Gisal Fruit, ma c'è la chiusura da parte di Marotta. Allora ancora Marotta, la gioca ancora verso Pirozzi che si gira benissimo. Pirozzi, il tiro di Pirozzi e la grande respinta qui di Oliva che poi riesce a far sua la palla. Molaro la gioca verso Pirozzi, ma c'è la chiusura di un difensore. Allora riparte benissimo con Gisonna, il Gisal Fruit, ma c'è ancora la grande chiusura di Marotta. E allora si riparte dal capitano Sardo. Marotta se la porta sul destro. Sardo prova il cambio gioco, attenzione perché c'è Gisonna. La palla è di ritorno verso il compagno. Prova qui l'appoggio verso Gisonna, ma allora riparte Sardo. Palla verso Molaro. Ancora Molaro, se la porta sul sinistro. Molaro, palla che finisce sul fondo. Allora riparte dal biseleste. Lancio lungo di Marotta a cercare Pirozzi. Gran chiusura di Marinelli. Allora ancora Sardo. Marotta gestisce palla numero 17. Palla verso Molaro. Sardo, colpo di tacco a cercare Pirozzi, lo trova, gran tunnel qui di Pirozzi, il tiro di Pirozzi e anche la gran parata da parte di Oliva. E allora ancora la Selezion, la palla verso il capitano, il tiro e anche la gran risposta di Oliva, attenzione ancora buona, ma c'è Oliva, batte subito il Gisal Fruit, Gisonna, Serpica, ancora una chiusura di un attento Marotta, Perrella prova a girarsi, ma c'è ancora Marotta che fa valere il fisico e conquista un ottimo calcio di punizione. Marotta la gioca verso Puca, palla verso Pirozzi, 1-2 con Molaro, grande fraseggio qui, il tiro e anche la grande parata di Oliva. Perrella lancio verso Gisonna che mette bene a terra Marinelli, prova il cambio di gioco, ma c'è ancora un attento Marotta. Molaro verso Pirozzi, ancora il numero 9, la serie di finte e il tiro da parte di Pirozzi che però si spegne sul fondo. Ancora Pirozzi, ancora il numero 9 che domina questa fase di attacco per la Selezion. Molaro, il tiro di Molaro e la grande parata di Oliva. Limatolo, la gioca all'indietro verso Solano. Avanza Solano, palla giocata verso Marinelli. Gran palla verso Perrella, Perrella prova a metterla in mezzo. C'è un probabile tocco di mani, ma l'arbitro dice che è tutto regolare. Tiro dalla distanza, palla sul fondo. 9 Pirozzi. Duella con Limatola Pirozzi. Palla verso il capitano. Prova il colpo di tacco in maglia. E allora prende foga il Gisal Fruit e riparte. Limatola. Il tiro dalla distanza e la parata di Longo. E allora riparte la Selezion ancora con Pirozzi. Pirozzi, Pirozzi, la grande chiusura qui da parte di Marinelli, la palla è ancora buona, Molaro di ritorno verso Pirozzi, Pirozzi se la porta sul mancino, Pirozzi, parata qui da parte di Oliva. Marotta, lancio lungo a cercare Molaro, troppo lungo forse, palla in fallo laterale per il Gisal Fruit. Gisonna, Oliva, ancora Gisonna, palla verso Limatola. Di ritorno verso il capitano, prova l'appoggio verso Limatola, allora riparte la Selezion con Sardo. Sardo, è il tiro di Sardo, palla che si spegne sul fondo. Riparte Limatola, Marinelli verso Gisonna, palla di ritorno verso Limatola,
Avanza bene qui Gila Fruit, ma c'è ancora un attento parata. Il tiro di Limatola è la grande parata da parte di Longo. Palla giocata verso Sardo, il tiro di Sardo e la parata di Oliva. Attenzione ancora Pirozzi, palla sul fondo. Limatola. Ancora Limatola. Bisogna. Oliva. Prova l'appoggio verso il compagno. Attenzione perché c'è Pirozzi. Il tiro di Pirozzi. Palla che però si spegne sul fondo. Non trova la rete del 2-0. Qui l'attaccante della selezione. Pirozzi. Palla giocata indietro verso Marotta. Puca. Il tiro di Sardo. Attenzione, la palla rimane lì. E c'è la rete del 2-0 per la selezione. Ha segnato Puca. Sta accendendo il match e allora riparte Limatola. Il tiro di Limatola, palla che però si spegne sul fondo. Pirozzi atterrato da parte di Gison. Attenzione perché c'è il secondo giallo e l'espulsione per il capitano del Gisal Fruit, che ora giocherà a uno in meno. Calcio di punizione per la selezione, che oltre al doppio vantaggio ora sarà anche per due minuti con un uomo in più. Il tiro da parte del capitano Sardo e c'è la grandissima parata di Oliva. Calcio di punizione per il Gisal Fruit da ottima posizione, siamo molto vicini alla porta, difesa da Longo. Sul punto di battuta Luigi Serpica. Parte Serpica, palla che finisce sul fondo, di poco, alta, sopra la traversa. Marotta la gioca verso Longo, palla verso Puca, però chiude bene la difesa, allora Perrella perde palla. Sardo, grande imbucata verso il compagno e c'è la rete del 3-0, ha segnato Enrico Molaro e dunque sono 3 gol di vantaggio per la selezione. Limatola la gioca verso Serpica, ottima palla, allora Serpica, ancora Luigi Serpica sul mancino, il tiro di Serpica, palla parata addirittura da Longo e sarà calcio d'angolo. Avanza Oliva, prova l'imbucata verso il compagno ma c'è un attento Marotta e allora Puca la gioca verso Molaro, ritorno verso Puca che se la porta sul destro e il tiro, palla che però si spegne sul fondo. 2 minuti alla fine di questa finale della Training Cup Silver e sarà tiro libero per il Gisal Fruit. Calcerà Limatola. Parte Limatola, palla sul fondo. Ancora tiro libero per il Gisal Fruit. Questa volta si presenta Luigi Serpica. Parte Serpica e trova la rete della bandiera per il Gisal Fruit. Dunque il risultato che si porta sul 3-1. Vince questa finale della Training Cup Calcio a 5 Silver Edition la selezione con il risultato di 3-1. Andiamo a breve alla premiazione.